mia! L'iperspazio! Sotto il pezzo di roccia. Ragazzi, bene sì, l'ho comprata, Ducati 1100S multistrada. No, non l'ho comprata, me l'ha prestata un iscritto, Andrea, che dietro la telecamera non vuol comparire. Presentata nel 2003, segna l'ingresso di Ducati nel settore crossover. Ma cosa vuol dire crossover? Crossover vuol dire incrocio, cioè sovrapposizione, perché appunto è una moto che si può andare in strada, si può andare un po' in fuoristrada, chiaramente fuoristrada leggero. Disegnata da Pierre Terblanc, sudafricano, designer sudafricano, presenta molte caratteristiche particolari. C'è da dire che questa è la seconda versione, la 1100, la prima in assoluto era la 1000. Adesso la provo, Andrea gentilmente me la fa provare, che ringrazio, e poi vi racconto un po' delle caratteristiche e delle tipologie di versioni che c'erano, perché veniva con le sospensioni Ohlins nella versione S, senza sospensioni Ohlins nella versione base. Una caratteristica per esempio su tutte è che questa ha la frizione a bagno d'olio e la prima versione aveva la frizione a secco, entrambi chiaramente sempre col sistema di distribuzione desmodromico caratteristico di Ducati. Allora, prima di partire e presentarvi questa moto, voglio dirvi due robe sulla storia di Ducati, perché è molto molto interessante. Allora, la Ducati nasce nel 1926 a Bologna per volontà di Antonio Ducati e soprattutto per sviluppare i brevetti del figlio Adriano Ducati, indovinate un po' in cosa? Nel campo delle radiocomunicazioni. Sì, perché per 10 anni Ducati ha prodotto, sviluppato e ricercato apparecchiature radio. Adriano Ducati, il figlio, stabilì il primo collegamento stabile radiofonico tra l'Italia e gli Stati Uniti e il primo collegamento in assoluto tra i 5 continenti. Non so se il primo collegamento in assoluto tra i 5 continenti, per l'epoca era come se oggi ci dicessero del teletrasporto, ecco, una cosa simile. Poi, per farvela breve, la fabbrica di Ducati dopo la Seconda Guerra Mondiale, durante la Seconda Guerra Mondiale, viene bombardata, viene occupata dai nazisti e poi nel dopoguerra inizia appunto la produzione di motociclette con la prima Ducati in assoluto, che è il Ducati Cucciolo. Adesso però basta parlare, andiamo a provare questa moto, perché per quanto è discussa dal lato estetico, tanti dicono che è la moto più brutta del mondo, tanti dicono che è la moto più bella del mondo, io sono quelli che dicono che è la più bella del mondo, tutti coincidono su un'opinione, almeno di chi parla con cognizione di causa, cioè avendola provata, che da guidare è incredibile. Quindi adesso la proviamo, siamo in Trentino, andiamo in montagna, proviamo su un po' di curve, do ad Andrea il mio Transalp e io guido questo diavolo rosso. Prima volta in assoluto su una Ducati, mai guidato chiaramente un motore Desmo. Vediamo come va, vamos! Ok, allora siamo pronti. Sei pronto a guidare la bestia? No. Questa c'ha 300 cavalli, Allora andiamo verso Brentonico. Bene, allora accensione. Questa particolare, premi qua. Fantastica. 16.655 km, nuova. Senti che rumore, il Ducatone. Ogni volta che scendo dal Transalp mi sembra di salire su una bicicletta. O sono tutte le moto più maneggevoli o il Transalp è poco maneggevole. Propenderei per la seconda. Mamma mia, che roba! Fantastica! Fantastica! Cioè, super maneggevole! Incredibile! Proviamo una tiratina appena. Ui. Adesso sono curioso di provarla sui tornanti. È spettacolare già in 100 metri, eh! Maneggevolissima! È un transatlantico, infatti per quello dicono, cioè chi dice che il GS è grande perché non è mai salito sul Transalp. E gira il cupolino, guarda che roba! Anche la plancia qua davanti è bellissima. Sì, questa lavora a giri alti, ragazze. Questa vuole andare di brutto. Mamma mia, madre de Dios! Porca miseria, che potenza! Che storia pazzesca! È un missile nelle curve, è fantastica. Freni ottimi, secondo me. Grande moto, grande moto. Ti dà una sensazione di confidenza incredibile. Sì, c'è confidenza in italiano, di sicurezza. Adesso non ricordo la velocità di punta, ma mi sembra che sia 220 massima. Non ha naturalmente nessun controllo elettronico, quindi è proprio pura,
raffreddata ad aria ed olio, bicilindrico naturalmente ad L. In questo caso qui la frizione a bagno d'olio, nella prima versione c'è la frizione a secco. Naturalmente i vantaggi della frizione a secco sono che, non essendo bagnata all'olio, quindi teoricamente trasmette più potenza alla ruota posteriore, perché non c'è insomma l'attrito, comunque la forza dell'olio nella frizione. È più facile la manutenzione perché chiaramente non va svuotato l'olio, l'olio si sporca meno, di contro non c'è il raffreddamento dell'olio nella frizione, quindi se ci sono cambi continui la frizione ne risente. Mamma mia, l'iperspazio! Pazzesco. Attenzione, non c'è il segno delle marce, quindi vabbè, vecchio stile. Mamma mia, questo invece sto cercando di far alzare la temperatura terrestre. Adesso arriviamo in cima, qua sotto la città di Rovereto, e vi racconto un po' più nel dettaglio gli accorgimenti tecnici di questa moto, come l'hanno progettata, come l'hanno costruita, le varie versioni, perché anche qui è molto interessante. A iniziare da questo cupolino che si gira, che è una cosa molto bistrattata, ma secondo me è una caratteristica peculiare della moto. Allora, mi sembra che Andrea mi abbia detto che l'ha pagata 4.500 euro e è immacolata. Chiaramente adesso i prezzi si sono un po' alzati, sicuramente dell'usato, ma è una moto eccezionale. Sì, comunque anche questa qui è un 1100 e sono moto che vanno guidate con prudenza, perché appena apri schizzano in avanti. Questa qui non ha l'ABS come la 1000, perché all'epoca appunto era un po' considerato un optional l'ABS. Quello è un po', forse mi viene da dire, l'unica pecca, ecco, perché fondamentalmente l'ABS serve, è un discorso di sicurezza. Anch'io insomma risento di non averlo sul Transalpa. Fantastica, questa è proprio quella che dice trasmette emozione, cioè quando tiri senti il motore. Madonna, cioè rispetto alla V4 Rally, che quella appena apri è un mostro, però anche questa, cavola, bella potente, eh. Sì, poi bisogna imparare assolutamente a guidarla, perché è un motore esigente, cioè richiede un certo stile di guida, la senti che quasi che soffre quando sei a giri bassi, richiede una guida molto fluida. Bello, qua ci sono sempre insegni, guarda qua, Regio Esercito Italiano. Ecco qua, facciamo un attimo una pausa, prendiamo un caffè e poi vi spiego due cose. Eccezionale, fantastica. Ok ragazzi, allora parliamo un po' di questa moto. Come vi ho detto, è stata presentata al 2002 al Salone di Monaco, la versione 1000, e poi commercializzata nel 2003. Aveva un motore di 992 centimetri cubi. Questa naturalmente, come vi ho detto, è la versione 1100, quindi aumentata. Nella prima c'erano, come anche in questa, la forcella a steli rovesciati. Cosa vuol dire a steli rovesciati? Chiaramente questa parte qua giù, che è lo stelo, è attaccata alla ruota, e il fodero è attaccato alla parte sopra al telaio. Caratteristiche molto belle di questa moto, una su tutte, è il serbatoio. Per esempio il serbatoio è di 20 litri e Pierre Terblanc, appunto per mantenere la moto stretta e dare in modo che comunque avesse una capienza, studiò la moto in modo che il serbatoio arrivava fino sotto la sella. Soluzione geniale, ma comporta anche alcuni problemi. Per esempio, con un'operazione semplice come la pulizia del filtro dell'aria, devi smontare mezza moto, appunto perché il serbatoio arriva qui sotto. Quindi soluzione statica bellissima, funzionale un pochino meno. Questa moto qui, la versione 1100, è esente, appunto, come vi dicevo, dai problemi che affliggevano la 1000, come alcuni problemi all'elettronica nella indicazione del carburante, oppure si resettavano i chilometri, quindi questi problemi qua sono stati risolti e la frizione è a bagno d'olio. Qual è la caratteristica ulteriore? Qua c'è un bellissimo traliccio in acciaio Ducati, e inoltre il motore è desmodromico. Questo qui è una caratteristica delle Ducati. Cosa vuol dire desmodromico? Per farvela semplice, la corsa delle valvole nel motore è regolata in maniera perfetta, perché normalmente nei motori normali ci sono delle molle o dei bilancieri che
regolano le valvole. Questo però può dare un problema quando i giri del motore sono molto alti. Il problema fondamentale che appunto andava a deviare il motore da osmodromico è la flottazione delle valvole, cioè ad alti giri queste molle, questi meccanismi pneumatici non riescono a stare dietro all'apertura e chiusura, perché come sapete le valvole nel motore iniettano nel pistone la miscela di aria e benzina e fanno uscire i fumi di combustione. Qui invece, essendo appunto sul Desmo controllata bene questa corsa delle valvole, è tutto molto più preciso. Di contro la manutenzione deve essere molto più accurata, appunto perché essendo un meccanismo più preciso richiede più manutenzione. Ora andiamo a parlare della bistrattatissima parte davanti, cioè qual è la caratteristica ulteriore di questa moto. Come vedete, il cupolino si muove insieme allo sterzo, quindi non rimane fisso come nella maggior parte delle moto, ma si muove proprio. A moltissime persone non piacque nemmeno il doppio faro davanti, però come vi ho detto mentre la guidavo, la manovrabilità di questa moto è fantastica. La provarono anche dei tester dell'epoca in pista e appunto confermarono l'assoluta guidabilità del mezzo. Qual è l'unica roba che manca a questa moto secondo me, nel senso che è veramente una poca spesa tanta resa? L'ABS. Almeno all'anteriore dovrebbe esserci l'ABS appunto per il top della sicurezza, quindi naturalmente avere l'ABS almeno solo all'anteriore aumenterebbe di parecchio la sicurezza, però secondo me rimane una moto di poca spesa, tanta resa e sicuro valore che verrà cresciuto nel tempo, perché ripeto, guardatela di lato, opera d'arte. E le ultime due caratteristiche che proprio indicano questa moto come il multistrada è appunto il monobraccio dietro. Solo l'immagine di questa ruota secondo me è fantastica, e il doppio scarico. Adesso questo qui non è quello originale e nemmeno il portatarga, perché quello originale avrebbe la targa qui sotto gli scarichi e le frecce qui, qua è stato modificato leggermente, però rimane molto molto accattivante anche così, proprio il design. Un bel sound check, mettiamo the sound. Bene, adesso Andrea è abbastanza gentile da farmela guidare un altro po', quindi mi ci diverto un altro po'. Credo di avervi detto tutto delle caratteristiche tecniche della storia. C'è anche da sottolineare che Ducati fece una bella sfida appunto ad entrare in un settore come quello delle crossover, perché l'antesignana è stata la TDM 850, che però non venne tanto apprezzata, e poi secondo me esteticamente non c'è paragone con questa, quindi è stata una linea molto futuristica, perché che piaccia o non piaccia, e i giudizi estetici sono tutti validi, no? È una moto che ti ricordi. Quante moto oggi moderne ci sono anonime, delle linee un po' scopiazzate qua e là? Questa è una moto unica, cioè la vedi, sai che è la Ducati multistrada. Puoi dire tutto quello che vuoi, ma non puoi dire che non è un design che ha usato ed è unico, quindi bellissimo. E poi provatela ragazzi, se vi piace esteticamente, chiaro che se vi la trovate orrenda è un altro discorso, però da provare è fantastica. Adesso risaliamo in sella, vamos. Diciamo che questa strada qua per una moto così è la morte sua. Oh, visto che ci siamo ragazzi, vi do anche un piccolo feedback sulla giacca, mia nuova giacca crossover 4 Clover, che ho cambiato abbigliamento, prima c'avevo il laminator, e la sto tenendo tutta aperta, quindi aperture sulle maniche, 4 aperture avanti, apertura completa dietro, freschissima. Questi guanti qua, sempre Clover, fantastici. Io avevo quelli in pelle dell'Alpine Star, che devo dire sono resistiti benissimo, non hanno avuto nessuna scucitura in 2 anni, però erano molto più rigidi essendo in pelle. Questi qua sono veramente una vestibilità comodissimi e anche una sensibilità maggiore, quindi mi trovo bene finora con l'abbigliamento. Devo dire che sono seriamente tentato di comprarla la multistrada, perché è troppo divertente. Per quanto riguarda i viaggi, più avanti adesso vi racconto una storia, perché non so se a qualcuno di voi suona familiare, ma la Ducati multistrada è stata e ha fatto i viaggi overland, quelli che si facevano con i camion. Qua c'è una parte molto bella, adesso ci si infila proprio su una gola glaciale e sbucchiamo giù ad Avio. Ora qui questo che passaggio sotto il tetto di roccia. Questa strada è, con tutti questi tornanti, perfetta per questo tipo di moto, che tra l'altro prima si doveva chiamare Futa, nel senso che avendo la testata sul passo della Futa, quello sarebbe dovuto essere il suo nome iniziale. Invece poi
gli hanno dato il nome Multistrada, che secondo me è stato un tocco di genio, perché comunque è un nome che ti fa capire subito che tipo di moto è Multistrada, quindi lo scopo di questa moto. Ed inoltre è un termine che non è usato, chi è che dice Multistrada, però si capisce subito cosa vuol dire, quindi ulteriore genialata nel nome. Non è stato utilizzato un nome inglese, multipurpose o roba del genere. Italianissimo il nome e si capisce subito a che serve. E ecco qui la parte molto scenografica di questa strada, a fianco completamente alla roccia. Adesso passiamo sotto il tetto di roccia, guarda qua. Allora, considerazioni finali sulla Multistrada 1100. Innanzitutto il prezzo, naturalmente dipende dal chilometraggio, però si trovano dai 3.500, 5.500 fino a 6.000 euro con le proprio tenute benissimo, ecco, non più di 6.000 euro perché comunque è una moto che ha 20 anni. Ha i suoi telaietti, si possono montare anche le borse laterali originali Ducati, quindi per viaggiare. Quindi diciamo che questa qui Andrea l'ha pagata 4.500 euro, aveva 16.000 km nel 2021. C'è da dire anche un'altra cosa per quanto riguarda l'affidabilità. Cercando in rete ho trovato varie persone che hanno detto che ci hanno fatto più di 100.000 km, nessun problema. Naturalmente sto parlando della versione 1100, la 1000 aveva qualche rognetta in più come vi ho detto. Quando è uscita la 1000 è uscita anche la versione 620, un pochino più piccola, e appunto per quanto riguarda sempre il discorso dell'affidabilità ha fatto Overland 11. Nella edizione 11, una Ducati 620 è partita da Parigi a Pechino, 15.000 km, livrea completamente arancione con scritto Overland, quindi ha letteralmente passato molte strade, multistrada, quindi climi, terreni diversi, e non ha dato, da quello a meno che si dice in rete, nessun problema. Quindi anche lì l'affidabilità è stata testata. Il raffreddamento, come vi ho detto, è ad aria ed olio, quindi quello che non c'è non si rompe, non ci sono controlli elettronici, quindi è ancora una moto vecchio stile ma con un'anima Ducati. La prenderei, la terrei nel garage? Assolutamente sì. Voi che ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti, se ce l'avete, se ce l'avete avuta, se la guidate, la detestate, non la vorreste mai guidare, ma comunque io vi consiglio, se vi capita, di fare l'esperienza e del test. Voglio ringraziare Andrea per avermela prestata, per essersi fidato, perché comunque quando uno presta una moto deve sempre dare un atto di fiducia. Quindi grazie Andrea, anche se non ti fai vedere. Io ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale e noi ci vediamo come sempre alla prossima. Ciao.